Romulo è un 48enne messicano che vive negli Stati Uniti da oltre 20 anni. È in auto con la sua famiglia quando la polizia lo ferma e lo arresta. La figlia Fatima, 13enne, dal sedile posteriore assiste disperata la scena, che si svolge al di là di quella corona del rosario appesa allo specchietto di quel piccolo ramo di palma appoggiato sul cruscotto. Secondo la stampa americana, l'uomo era ricercato perché 20 anni fa comprò un'auto con una targa non corretta. Le autorità hanno però spiegato che su di lui pende una condanna per guida in stato di ebbrezza del 2009 e un ordine di espulsione del 2014. È l'America di Trump, dove è in corso una campagna di repressione dell'immigrazione. Fatima è rimasta traumatizzata, racconta sua sorella al World Socialist website. Da quel giorno, ogni volta che siamo in auto, guarda dietro per assicurarsi che non ci siano auto a seguirci. Proprio dal Messico arriva invece un'altra storia, quella di Amer, giovane siriano costretto ad interrompere gli studi in patria per via della guerra e pronto a riprenderli nella terra che lo ha accolto. Eccolo appena arrivato all'aeroporto di Città del Messico, tra cartelli come questo: società civile ti dà il benvenuto. In Messico non ci sono muri, è il suo primo commento, ma abbracci e cuori aperti a noi. Hay brazos, hay corazones abiertos para nosotros.